Ma più che altro soddisfatto, di sicuro. Orgoglioso, mi sento di dire, perché è una prova maschia, una squadra importante. River oggi ha cercato di fare la sua partita, però il Lanciano ha giocato alla grande, ha fatto gol quando lo doveva fare, anche in modo ripetuto, quindi sono soddisfatto per tutto quello che si sta facendo. C'è stato un momento, Presidente, che quello del gol che ha accorciato le distanze del River, che ha fatto capire in qualche modo che Lanciano voleva subito ristabilire le distanze e far capire a chiare lettere anche la consistenza di questa squadra, che poi è il gol del 4-1 di Laselvo. Allora, il gol del River è stato un bellissimo gol, un piazzato, calciato alla grandissima, però il gol di Laselva ha fatto capire che altrettanto che il Lanciano sa quello che deve fare, l'ha fatto in modo importante su. Poi il primo rosso che da quando c'è la gestione di Fabio De Vincentis questa squadra viene beccata con un rosso. Questa espulsione è sembrata francamente dalla tribuna gomitate l'escludiamo, probabilmente una manata di scible in fase di disimpegno, però non, insomma, come l'ha vista Fabio? Allora, io purtroppo non l'ho visto e quindi posso dire ben poco. Mi hanno detto che l'espulsione è stata forse un po' troppo eccessiva, però nel calcio ci sta anche questo tipo di percorso che prima o poi dovrà arrivare, quindi oggi se abbiamo preso un rosso è perché abbiamo fatto qualcosa che forse non dovevamo fare. Presidente, la Silva è stata presentata da lei in Pompa Magna con un acquisto importantissimo, si sta rivelando di fatto un top per questa categoria, ha fatto 4 gare ufficiali tra campionati del campionato, 6 gol a suon di doppietta. Sono, diciamo, sicuro perché quando prendiamo i ragazzi li studiamo già da tempo. Per Andrea non è che la dovevamo studiare più di tanto, io già l'avevo avuto nella mia ex società con 4 anni in più, con qualche sua delusione particolare. È un qualcosa che andava un po' in modo naturale il suo percorso che doveva venire qua a Lanciano, quindi ne sono felice perché lui sa quello che deve fare con il pallone, lui gioca a calcio a alti livelli e credo che lo sta dimostrando con tutto il reparto offensivo che altrettanto sta giocando alla grandissima. Si aspettava un pubblico un po' più numeroso, forse il clima un po' festaiolo, tante feste ci sono in giro alla gente in questo momento, hanno insomma, attratto un altro po'. Ma guardi, vedere sopra 1.000-1.200 persone, ma oggi forse, secondo me, diciamo, vedere 1.200 persone è una cornice di pubblica, la prima in casa con le feste padronali a Lanciano, per me è tanta roba. Fa capire che tutto quello che noi stiamo facendo, la piazza risponde, il pubblico tiene tantissimo a quello che possa essere le giocate del Lanciano, perché un'altra cosa da sottolineare, i tanti e tanti applausi fatti nelle giocate da parte dei ragazzi del Lanciano Calcio. Questo mi inorgoglisce ancora di più perché al di là di quello che si fa in mezzo al campo c'è un pubblico che vede e vede un bel calcio e quindi quello che deve fare il pubblico è applaudire. Sono felice, sono contento. Fino a quando pensate gli abbonamenti si potranno fare? Ma guarda, io gli abbonamenti li vorrei come un po' l'anno scorso, li vorrei prolungare, diciamo, fino alla terza in casa, è logico, scalando, diciamo, il prezzo del biglietto di quelle che possono essere le prime due giornate. Qualcosa che ha funzionato l'anno scorso, sono certo che anche quest'anno rifunzionerà alla grande perché la squadra risponde, perché il pubblico vuole stare vicino ai colori rossoneri. Senza nulla togliere insomma, alla squadra, perché questo è un gioco di squadra, devo cercare un bacio in fronte a quale giocatore. Domanda,
a cui non posso rispondere, dare più baci alla fonda e più giocatori perché se lo meritano, perché effettivamente fanno parte di una grande famiglia che dall'anno scorso stiamo costruendo e si sentono parte integrante tutti quanti come figli. Quello che, ecco, se voi andiamo a sottolineare, oggi da sottolineare l'esordio di Perry, in classe 2000, che l'abbiamo preso all'ultimo giorno di mercato, stava nei radar del direttore già da tempo, poi non si è accasato in Serie D e oggi avere un portiere del genere ci rende veramente tranquilli, perché c'è una base di portieri importanti oggi a Lanciano. Questo significa che il direttore sta lavorando alla grande anche sotto aspetti che effettivamente potevano essere anche lasciati un po' da parte, perché anche Korsakov, che ha giocato sia la Coppa Italia che la prima partita di campionato, ha fatto bene, però vogliamo dare le giuste competizioni e quindi di fuori quota ci stava solo lui e oggi ci sono più portieri. Questo mi fa capire che non lasciamo nulla al caso e quindi si lavora come voglio io, giorno dopo giorno, andando a guardare tutti gli aspetti e poi ad affrontarli e alzare il livello del Lanciano Calcio.